2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, gli innalzamenti spropositati degli oceani, dopo lo scioglimento completo delle calotte polari e di tutti i ghiacciai del pianeta, e l'inquinamento che ha modificato il mondo per sempre, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati criogenicamente e riportati in vita nel futuro per la ripopolazione mondiale dopo gli accadimenti devastanti che hanno decimato la popolazione. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili. Pino Insegna. Ciao. Ciao. Futuro. Salve vicina, volevo solo avvisarla che suo figlio, e sa che non c'è nulla di personale, ha come dire lanciato i propri escrementi addosso a mio marito ieri, ecco. Insomma, non voglio che lei pensi che non sia sensibile nei confronti delle diversità, ma sa, se potesse essere un pelino più attenta. Uè, stronza, cazzo c'hai con mio figlio scimmia? Amore! No, non si arrabbi, gentilissima. Non volevo essere sgarbata, solo che sa, capisco che allevare una prole difficile sia molto complesso, ma le feci! Un conto capirei delle deiezioni delle mucose, ma le feci! Lanciate come pallette addosso! No, 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 no! Sai che se dici un'altra sola volta la parola no, ti tiro le palle degli occhi fuori fino a fare effetto elastico sul cervello? Amore! Va bene, grazie della comprensione. Io andrei a casa, eh? Brava cosa, hai capito bello. Amore, basta avere questi atteggiamenti aggressivi. In questo futuro non sono più ammissibili. Vuoi farci scoprire? Ehi, hey, Mr. Monkey, perché sei così agitato? Devi capire che devi comportarti come un bambino, altrimenti se capiscono che sei una scimmia venuta dal passato, ti ficcano in una gabbia e ti fanno gli esperimenti all'uccello. Ma, amore, a parte che questa idiozia di portarsi un primate lanciafeci dal passato, non credo di averla mai capita. Considerando che questa scimmia è solo frutto di un furto presso un circo di due giorni prima di farci surgelare, perché dovrebbero fare esperimenti solo sul suo pipino? Ma hai visto che tega che c'ha Mr. Monkey? Sembra un salame di cioccolato. Cioccolato. Saranno 80 anni che non mangio cioccolato. Sì, sono esattamente 110. E effettivamente, anche io comincio ad avere qualche piccola libidina inespressa in campo alimentare. Ma tu spiegami perché in sto futuro del cazzo io non posso mangiare il cazzo che mi pare. Sta cosa mi fa venire voglia di uscire da quella fottuta porta elettrica e tagliare la gola con le unghie al primo mutante che incontro. Mi consenta, percepisco dell'aumento di dopamina nel sangue. Sì. È uno stato di collera in aumento. Desidera che chiami un intervento medico? Vaffanculo, Silvio! Come? Comando non codificato. Desidera che faccia una ricerca. Wow, amore! Sai che è la prima volta dopo 100 anni che sento urlare vaffanculo Silvio con così tanta passione? Ma vuoi anche un duomo da lanciare? Senti, Perfero, non ho voglia di fare la pagliaccia. Adesso sto andando fuori di testa in questo fottuto futuro. Guarda fuori! Cristo, viviamo sopra l'acqua e quando devo cagare lo devo fare in un secchio. Cazzo sono un marinaio di Cristoforo Piccione? Colombo. Cazzo c'entra il tenente? No, il pioniere era Cristoforo Colombo, amore. Sa
sai che quando fa il sapientino di sto cazzo avrei voglia di aprirti la bocca con due mani fino a fare il giro sulla testa e voltarti la lingua verso l'alto facendoti assomigliare ad un cappone insanguinato? E la madonna, che cazzo sei, Stephen King? Mi consenta, percepisco nuovamente un'alterazione preoccupante dei parametri vitali. Forse serve intervento medico? No, no, Silvio, tutto a posto. La dottoressa Benessere è solo nel periodo mestruale. Mi consenta, errato. La dottoressa Benessere è in stato di gravidanza. Oh, oh cazzo. Oh cazzo. Cosa cazzo? Che cazzo hai detto? Cosa ho finto intelligente? Non comprendo. Ehi, Silvio, analizza stato fisico, dottoressa Benessere. Procedo immediatamente. La dottoressa Benessere in questo momento ha un battito cardiaco di 87 battiti per minuto. Una buona percentuale generale di... Merda! Basta spiarmi dentro! Dimmi solo se sono fottutamente piena! La risposta è affermativa. La dottoressa è alla quinta settimana di gravidanza. Complimenti! Sarò padre... Ma figa, ma ti sembra il momento di svenire? Siamo qui da un mese e sono già incinta di una settimana in più. Qualcosa non mi torna. Registrazione avviata. Aia. Hai capito, caro diario futuro? Cosa fica? Aspetta un bambino. E io sarò padre. scusa, diario, sono svenuto ancora. Non riesco a dire quella parola senza svenire. Troppe emozioni. Anche se... Facendo dei calcoli, cosa fica sarebbe rimasta incinta prima di essere scongelata. Il che fa pensare che forse, quella volta che prima che fossimo, è stata quella che ha. Non so se hai capito. Sono pudico anche a scrivere sul libro digitale che leggerò solo io. Mamma mia. PS, Mr. Monkey mi ha ricagato nel guardaroba. Adesso vi sarò per di coglioni. C'è un limite a tutto. Scimmia?